sono una rarità. Come canterebbe Renato Zero, in effetti è davvero difficile trovare nel calcio di oggi i valori che tempo fa lo hanno caratterizzato, che venivano rappresentati, trasmessi e portati sulle spalle dai principali protagonisti. Ce n'erano tanti capaci di essere geni, ma allo stesso tempo umani da ammirare per il loro talento, ma anche per l'umiltà con cui lo vestivano. 57 anni per Alberto Di Chiara, romano doc, classe 64, fiorentino d'adozione ormai da molto, moltissimo tempo, con l'eternità dell'arte nel compromesso tra ordine ed armonia e quell'eleganza che lo distingueva sul campo e che non l'ha mai abbandonato. E non guarda dove va. Dalla capitale a Reggio Calabria, dal grande Parma di Nevio Scala, con cui arrivò la consacrazione, fino al Perugia di Gaucci, dove chiuse la carriera, anche se alla fine gira gira il paese, il cuore è sempre rimasto colorato di viola. Una città che non ha mai smesso di amarlo dopo 5 stagioni e 172 presenze e che lui non ha più voluto lasciare. Uno spirito differente, un modo di vivere lo sport che nulla ha a che fare con ciò che accade di questi tempi, perché prima nel gioco del pallone sovente ad emergere erano quelli che sapevano riconoscere il fuoco della passione sacrificandosi e alle volte sapendosi anche perdere follemente in qualcosa di più grande, guidati da un cieco amore che non guarda mai dove sta andando. Personaggi, giocatori, uomini che potevano e possono solo essere vissuti, perché a raccontarli non sarebbe lo stesso. In contropiede la Fiorentina colpisce per la seconda volta. Riparte implacabile Di Chiara, che dopo una lunga volata moltiplica per 10 le vincite al Totocalcio. 0-2.